Negli ultimi 2 anni ci siamo trovati tutti a lottare contro uno stesso male del quale all'inizio conoscevamo soltanto il nome, Covid. Ci siamo sentiti vicini, nonostante la distanza, ci siamo fatti coraggio, salvo poi scoprire che nei mesi di isolamento forzato in tanti hanno covato odio e alimentato teorie del complotto. Lo conferma il rapporto dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali presentato nella giornata mondiale contro il fascismo e l'antisemitismo. Internet durante lockdown ha sostituito i luoghi pubblici, facendo da cassa di risonanza alle più bieche teorie cospirazioniste e antisemite. Ad esempio, in Germania nel 2020 si è registrato il maggior numero di casi, 2.351 episodi, mai così tanti nell'ultimo decennio, con il 44% dei casi legati al coronavirus. 101 gli episodi per l'Italia, al quarto posto dopo Paesi Bassi e Francia, numeri che tuttavia sarebbero sottostimati perché ancora tanti non denunciano. Fondamentale per questo è anche l'attività di indagine. Al capo della Polizia Giannini, l'Associazione Ebraica Europea ha consegnato a Cracovia il premio King David Award. Riconoscimento al costante lavoro che la Polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine in Italia, in primo luogo l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, svolgono a tutela della sicurezza della comunità e a tutela della sicurezza della comunità ebraica italiana e di tutti noi. Nel 2022 la conferenza annuale si terrà a Roma, un'occasione per fare il punto sulle strategie più efficaci da adottare per arginare una piaga che, per quanto nota, violenta e pericolosa, sembra difficile da estirpare.